Ciao a tutte, ben arrivate nel mio canale. Faremo insieme un tutorial per queste scarpettine. Sono misura 3-6 mesi eseguite ai ferri lineari e appunto cotone, ma anche appunto legaccio. Quindi vi lascio al tutorial, molto molto facile, adattissimo per principianti. Lasciate un commento e iscrivetevi al mio canale. Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Sicuramente poi nel tutorial tossirò, non vi preoccupate, ho avuto la polmonite e mi è rimasta una tosse molto insistente. Allora, iniziamo questa scarpetta. Eccola qui, molto carina, e non è 03 ma è 3-6 mesi. E molto facile e si abbina, cioè si abbina veramente. Il golfino è 0-3 mesi. Comunque l'ho fatta anche questa, l'ho eseguita con il punto cotone perché mi piaceva così. Ho detto fammela fare ugualmente, anche se è un pochino più grande rispetto al golfino. Ok, e molto facile, 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 facile per i principianti. Solo maglia rovescio e solo questa parte qui, 4 giri di punto cotone e poi ancora a rovescio, poi faremo insieme. Io mi sono fatta degli appunti perché altrimenti faccio una scarpa in un modo e l'altra in un attimo, in un altro modo. Allora, ovviamente vi prego sempre di iscrivervi al mio canale se vi fa piacere, sempre e solo se vi fa piacere, ovviamente, di lasciare un like e un commento. Ho montato 51 maglie. Come le ho montate? Vi metterò il link di come si montano le maglie, ma comunque le maglie ognuno le monta a modo suo. Io ho un modo mio, ne ho un paio di modi a seconda di quello che faccio. Comunque, ho montato 51 maglie. Adesso lavoreremo a maglia rovescia. Vedete, dobbiamo fare questi binarietti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 binarietti. 10 binarietti, quindi sono 20 ferri a rovescio. Vi faccio vedere come si fa il rovescio proprio per chi non sa usare i ferri, solo per questo motivo. Allora, la prima maglia la passiamo al dritto, quindi essendo la prima maglia proprio iniziale del primo ferro, io la lavoro, poi non la lavorerò più, la passerò solo al dritto. Invece poi tutte le altre maglie, se riesco a prenderle con il ferro, le lavoro a rovescio in questo modo. Ecco qua. Ecco qui. Tutto a rovescio. Arriverò in fondo, l'ultima maglia la lavorerò a rovescio e tornando indietro la passo dal dritto. Ok, senza lavorarla il vivagno lo passo dal dritto. Adesso io farò questo ferro così poi vi faccio vedere questo sempre per le principianti che si avvicinano adesso alla lavorazione ai ferri. So che le scarpette da neonato di solito sono sempre la prima cosa, una delle prime cose insieme alle sciarpe che si fanno. Ecco qua. Allora, dicevo, 51 maglie al rovescio fino in fondo. Finito di fare i 10 binarietti, abbiamo la codina a sinistra. Scusate la tosse, ancora sono convalescente. E a destra abbiamo il nostro filato. Adesso dobbiamo dividere le maglie in questa maniera. Intanto armiamoci di un marcapunti e andiamo a lavorare queste prime maglie sempre a rovescio in questa maniera. La prima la passiamo sempre al dritto come abbiamo fatto adesso e poi facciamo 21 maglie a rovescio. Ok, 21 maglie a rovescio. Le 21 maglie sono comprensive anche del vivagno, tutte a rovescio. Mettiamo il marcapunti e andiamo a lavorare 8 maglie sempre a rovescio. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. La nona la lavoreremo insieme alla prima di quest'altro gruppo.
quindi 9. Quindi dopo il marcapunti abbiamo 9 maglie, ok? Quindi 8 maglie a rovescio più una che fa parte dei due maglie prese insieme. Giriamo il lavoro. Giriamo il lavoro e andiamo a fare sempre le 8 maglie, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Adesso possiamo anche togliere il marcapunti, eccolo qui. E qua rimettiamo la nona sopra al ferro e la andiamo a lavorare insieme alla prima dell'altro blocco di maglie e siamo a 9. Giriamo il lavoro. Se vedete, qui c'è una separazione, ci sarà anche qua. Quindi queste sono 9, 2, 4, 6, 8, 9. Giriamo il lavoro. Giriamo il lavoro e andiamo a lavorare. Ovviamente saranno sempre 8 maglie. La prima non la lavoriamo. Aspettate, la prima la passiamo al dritto, non la lavoriamo, facciamo finta che sia un divano, sempre la passiamo al dritto e l'ultima la lavoriamo al rovescio, così come abbiamo fatto da quest'altra parte. Quindi una, sono due, scusate, due, tre. Dopo aver girato il lavoro andiamo a lavorare. Allora, questa lo passiamo il vivagno, lo passiamo a rovescio e queste le lavoreremo a rovescio, quindi sono 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Come vedete, siamo arrivati dove c'è lo spazio. A questo punto andiamo ad unire queste due maglie, quindi la prima dello spazio e l'ultima dall'altra parte. Quindi queste due le uniamo a rovescio e poi giriamo il lavoro. Proseguiamo, scusate, proseguiamo girando il lavoro tutte le volte per tornare indietro sulle maglie e lavorarle fin qui, per poi unire queste due insieme. Quante volte? Finché sui ferri non rimangono qui 14 maglie, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, eppure di qua. Quindi quando qui e qui avremmo 14 maglie sul ferro, abbiamo finito di fare questi aumenti qua, perché questo sarà l'aumento della scarpetta. Adesso che abbiamo finito e sono rimaste 14 maglie sia davanti che sul dietro, andiamo a lavorare queste maglie qui. Finiamo di lavorare il ferro a rovescio. Ho lavorato tutto quanto, 14 maglie qua. Adesso dobbiamo andare a lavorare per poter unire queste parti che erano separate. Quindi lavoriamo il vivagno, le 13 maglie a rovescio e ci rivediamo. Per poter unire bene queste due parti, cosa facciamo? Andiamo a prendere questa maglia qui, se ce la faccio, eccola. Oh, perfetto, aspettate che la prendo bene. Ecco, perché ecco, e la lavoriamo insieme sempre al rovescio alla prima del gruppo dei 9. Ecco qua. Poi lavoriamo anche quest'altri 9, 8, anzi, arriviamo alla parte separata. Vediamo un po'. Questo è il dritto del lavoro, ricordiamo. Eccolo qua, lavoro questa, prendo
una maglia qui, una qualsiasi, l'importante è che uniamo. Aspettate, ecco qua. La metto, ecco, la unisco con questa e finisco di fare il ferro. Il prossimo ferro sarà tutto rovescio. Quindi finisco questa parte, torno indietro e ci rivediamo. Ora iniziamo il punto cotone. Vi ricordo che con il punto cotone ho fatto già un tutorial per spiegare bene come funziona e come viene eseguito, ma ho fatto anche un golfino neonato 0-3 mesi. Allora, è facilissimo, veramente veramente facile. Vi faccio vedere. Allora, il vivagno sempre lo passiamo al dritto, poi passiamo il filo dalla parte del rovescio. Questa prima maglia la lavoriamo al dritto. Poi passiamo il filo dalla parte del rovescio, passiamo questa maglia senza lavorarla, ma andiamo a lavorare la prossima al rovescio. Passiamo e lavoriamo, passiamo e lavoriamo tutto qua. Questo è il primo ferro, ok? Si realizza in quattro giri. Questo è il primo giro, quindi passiamo e lavoriamo tutto quanto fino a tutto il ferro. Sono alla fine, quindi questa la passiamo, questa la lavoriamo e l'ultima la lavoriamo in rovescio. Giriamo il lavoro ed eseguiamo questo secondo giro, secondo ferro del punto cotone, tutto al rovescio. Terzo giro. Passiamo la prima al dritto, la seconda, vi ricordate che l'avevamo lavorata al dritto, quindi la lavoreremo al dritto. E adesso siamo nella maglia che prima non avevamo lavorato. Come vedete qua c'è, non so se si vede bene, la parte che era passata. Quindi questa parte, questo qui, questa maglia che sta al centro del passaggio del filo, noi la lavoriamo a rovescio. Quella successiva la lavoriamo al dritto. Quindi è un dritto e un rovescio praticamente fino alla fine del ferro, o meglio, prima il rovescio e poi il dritto. Vedete? Questa la lavoriamo a rovescio. E la prossima al dritto e così via. Questo è il terzo ferro del punto cotone. Vi lascio comunque il link sotto al tutorial se volete vedere bene come è spiegato. Il quarto giro sarà come il secondo, tutto a rovescio, quindi lavoreremo questo quarto giro tutto a rovescio. Poi proseguiremo, come vedete, questo è il punto cotone che lascia questi passaggi. Ne dobbiamo fare 4, 1, 2, 3, 4. Quindi facciamo 4 report da 4 giri per 4 volte. Ok, quindi questo è l'ultimo giro del punto cotone e poi ripeterò i quattro report, i tre report perché uno già lo abbiamo fatto. Ho finito tutti e quattro i report, come potete vedere, del punto cotone. Adesso andiamo, siamo sul dritto del lavoro, vedete, si vede da questi i rigamini. Siamo sul dritto del lavoro e adesso andiamo a fare i buchini per poter mettere il nastrino. Quindi il vivagno, facciamo anche una maglia, lavoriamo due maglie insieme al dritto, i buchini facciamo al dritto, lavoriamo due maglie insieme, un gettato. Due maglie insieme, eccoli qua. Scusate, magari mi sono spostata un po' troppo. Ho gettato di nuovo due maglie insieme e un gettato, così per tutto il ferro. Ecco
Ecco qua, tutto il ferro fatto con i buchini. Adesso andiamo a lavorare al rovescio due ferri, quindi questo lo lavoriamo a rovescio, il prossimo a rovescio. Faccio vedere per chi magari non sa come prendere i gettati, ok, in maniera tale che rimane il buchino. Vedete, se io lo prendo così rimane il buchino. Faccio vedere ancora. Ecco, se lo prendo così rimane il buchino, altrimenti invece se io lo prendo in quest'altra maniera, vedete, se faccio così il buchino non rimane. Quindi facciamo questo ferro a rovescio, il prossimo anche a rovescio e poi vi faccio vedere come chiudere. Andiamo ora a chiudere le nostre scarpine. Ecco qua. Molto facile. Allora, molto morbido, la chiusura morbida che non tira. Facciamo così, prendiamo due maglie insieme, le lavoriamo al dritto e ripassiamo l'anello che abbiamo lavorato di nuovo sul ferro per lavorarlo ancora insieme alla maglia. Ecco qua, in questo modo. E ripassiamo così sul ferro. Andiamo avanti in questo modo per tutta la lavorazione. Così vedrete che è molto morbido. Mettiamo ora, dopo che abbiamo chiuso, mettiamo dalla parte del rovescio, cioè il dritto lo mettiamo all'interno e dal rovescio cuciamo. Io dico sempre che cucite come sapete fare, non voglio, io vi do solo delle idee. Allora, andiamo a cucire in questo modo. Ecco qua. Così. Aspettate che i primi punti li diamo bene. Ecco. E poi andremo a fare un puntino di là e un puntino di qua. Così, in questo modo. Ecco. Un puntino e un puntino. Quindi, cuciamo tutto qui utilizzando i punti interni, questi qua, capito? Non questi esterni, questi interni, in maniera tale che la parte, diciamo, in rilievo rimanga all'interno. Qui invece stessa cosa, facciamo qui e qui, passiamo qua, poi passiamo qua, poi passiamo qua, poi passiamo qua e basta. Una volta cucito andiamo a mettere il fiocchetto e il gioco è fatto. Ok. Grazie per aver visto il mio tutorial fino alla fine. Scusate della tosse se c'è stata, ma non passa nonostante gli antibiotici e il resto. Grazie ancora e lasciate un like o un commento, questo lo dico sempre. Grazie a tutte, ciao ciao.